Siamo partiti. Okay. Buongiorno a tutti. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Siamo qui riuniti oggi pomeriggio per parlare di tattica e strategia di regata. E fortunatamente è una lezione che ho già fatto un paio di volte, la prima volta con le classi olimpiche, la seconda con Società Velica Barcola Grignano, per cui diciamo che vado abbastanza spedito, però parlavamo prima con Cesare e con Francesco, se a un certo punto volete intervenire, far domande, probabilmente rende la cosa un po' più piacevole e scorre un po' meglio. Per cui se pensate ognuno di voi di dovermi fermare, fermatevi senza problemi, vi ascolto. Molto bene. D'accordo? Bene. Allora, partiamo da un concetto molto semplice che fondamentalmente diciamo una regata in barca a vela, fondamentalmente soprattutto in una regata di flotta, è prevalentemente una regata di strategia. Stabiliamo un attimo, perché a volte si parla di strategia, si parla di tattica, ma non è molto chiaro qual è la linea di demarcazione tra le due. La linea di demarcazione tra le due è abbastanza semplice, fondamentalmente è rappresentata dal fatto che la strategia nient'altro che la conduzione di una regata in assenza di avversari. Cosa dico in assenza di avversari? Voi direte, ma gli avversari ci sono sempre. Verissimo, però fondamentalmente una regata andrebbe impostata sempre come se noi avessimo un campo di regata ideale in cui non ci sono avversari, e quindi si va a stabilire un attimo come la regata più veloce che si potrebbe fare se non ci fosse nessuno. Quindi quello che consiglio io a tutti quanti voi è di fare un po' di preparazione prima della regata, e quindi se avete la possibilità di consultare dei siti di meteo, o meglio ancora avere una piccola brochure che vi viene da un meteorologo, oggi se ne trovano a buon mercato, e anche il vostro allenatore può un attimo consultarla con voi innanzitutto il giorno prima della regata, magari per stabilire un attimo che tipo di regolazioni, che tipo di vele usare per la settimana o per il weekend di regata, e verificarla poi la mattina stessa e cercare un attimo di capire, in base a quello che si legge, se appunto abbiamo una situazione di vento di gradiente, perché magari c'è una perturbazione, quindi il vento più o meno viene da quella direzione per tutta la giornata, oppure se ha tendenza a girare, oppure, come succede nella maggior parte delle regate a cui partecipiamo noi, una regata in regime di brezza, quindi in sistema di alta pressione, in cui appunto il riscaldamento della terra fa sì che questo regime di brezza si sviluppi. Quindi guardate queste condizioni qui, e quindi stabilito un attimo quale potrebbe essere il movimento del vento durante la regata stessa, andiamo sul campo di regata. Sul campo di regata andiamoci un po' prima, perché secondo me è importante cercare di capire se quello che c'era scritto nel nostro fogliettino delle previsioni effettivamente è quello che abbiamo, e cercare un attimo di adattarlo a quello che vediamo. Per esempio, potrebbe esserci una brezza, ma magari quel giorno in particolare il cielo è un po' più velato, non c'è tanto sole, c'è una leggera velatura, oppure non vediamo le nuvole che si formano sulla terra, per cui evidentemente la brezza potrebbe essere un po' in ritardo o essere più debole. Fatte tutte queste considerazioni, vediamo un attimo di studiare un po' di geometria del campo di regata. Come facciamo a studiare la geometria del campo di regata? Beh, noi sulle nostre barche, siamo quelle grandi, siamo molto agevolate, perché abbiamo un computer e possiamo mettere tutto nel computer, e quindi fondamentalmente anch'io stesso non saprei più fare i calcoli che facevo quando andavo in deriva. Però secondo me è sempre buona norma, se invece navighiamo con una deriva, con una barca piccola, con poche strumentazioni, fare un prua al vento nel centro della linea, cercare di capire dov'è la boa di bolina, se è spostata a destra, se è spostata a sinistra, cercare di capire la linea di partenza come messa rispetto alla nostra linea stessa. Mi sa che qui abbiamo per esempio un primo grafico sulla partenza, vero Cesare? Abbiamo una slide da far vedere, la slide numero 1. Cesare, ci sei?
Non mi risponde. Cercare un attimo di capire com'è la linea di partenza, se c'è un'estremità della linea di partenza favorita, e quindi da lì fare delle prime considerazioni. Da dove mi conviene partire? Qual è la parte della linea favorita, ovvero quella che è più vicina al vento? Come si fa a determinare? Beh, mettendo la prua, per esempio, contro vento, si traversa, per esempio, col trasto della rando con un punto fisso che sappiamo essere a 90 gradi con la barca stessa. E si traguarda appunto la barca da una parte e la boa dall'altra, e si cerca di capire qual è più avanti, qual è più avanzata rispetto al nostro trasto di randa. Fatte tutte queste osservazioni, bisogna appunto stabilire da dove conviene partire, perché conviene partire da lì, e per esempio su una linea di partenza, se il comitato di regata è un comitato abbastanza smart, cos'è che farà? Darà un piccolo vantaggio sulla parte della linea da dove il bordo non è buono. Mi spiego, se è un regime di brezza termica. Cesare, mi senti? Avrei bisogno delle slide però, ragazzi. Se è un regime di brezza termica, vorrà dire che normalmente c'è una piccola. Qua abbiamo dei problemi perché avevo preparato delle slide che volevo farvi vedere, ma non ho la collaborazione dei miei tecnici. Se ho un regime di brezza termica, quindi una leggera rotazione a destra, può essere che il comitato di regata cercherà di favorire il pin, ovvero cercherà di mettere la boa di partenza un po' più al vento rispetto a quella che sarebbe la perpendicolare rispetto al vento nella zona di partenza stessa. E quindi cosa farà il comitato di regata? Darà un piccolo vantaggio sul pin, ma noi sappiamo che poi, una volta partiti dal pin, dovremo cercare il più presto possibile di virare per andare sul lato destro del campo di regata. E quindi per fare questa cosa, com'è che facciamo? Beh, dobbiamo un attimo cercare di controbilanciare quelli che sono gli estremi della nostra partenza. Quindi se partire dal pin, che ci dà un grosso vantaggio, poi non ci permette di virare subito, probabilmente è una partenza che in linea di massima ci piacerebbe fare, ma che non necessariamente dovremmo fare. Potremmo in questo momento. Qua vedo, stiamo per partire, siamo live, è caduta la connessione. Sto parlando al vento. Connessioni e non ho idea se in questo momento sono online o meno. Allora, Tommy, non so se siamo online adesso. Mi senti? Abbiamo Sì, avuto ma dei voi mi sentivate prima? Allora, abbiamo avuto dei problemi di connessione, è saltata la connessione un po' a tutti, quindi magari se riesci a ritornare un po' indietro e Ripartiamo. ripartiamo, adesso organizziamo le cose. Sono ritornato, ma mi hanno messo in castigo, 7:20 mi hanno fatto fare. Chi è che mi mette le slide? Iniziamo con Roberto, intanto se vuoi ripartire iniziamo subito, partiamo con la slide numero 1 se a te va bene. Sì, partiamo con la slide numero 1, così gli parliamo sopra. Un attimo che adesso mi si è resettato purtroppo tutto il sistema. Ok, cose che succedono. Io me la posso tramettere.
La vedi? Sì. Allora, ragazzi, vi parlavo appunto della strategia. Questo secondo me è un classico esempio di una regata strategica in cui poi ci faremo entrare anche un po' di tattica. Se vedete nella parte sinistra in basso del teleschermo, io ho messo due linee di partenza. La prima, quella con la boa più bassa, che è a 90 gradi con la direzione del vento e con la direzione percorsa. Invece la seconda, quella boetta un po' più in alto, in cui il comitato di regata cosa fa? Fondamentalmente abbiamo Peter Reggio, qualcuno di molto figo sul comitato di regata, che sa che tutti quanti vorranno andare a destra. E quindi cosa fa? La prima cosa che fa dà un piccolo vantaggio in boa, cioè cerca di distribuire la flotta in modo che non si ammucchino tutti quanti sulla barca del comitato di regata, ma siano più distribuiti lungo la linea, in quanto chi parte dal pin, in questo caso, se consideriamo un salto di vento di circa 10 gradi, un vantaggio di circa 10 gradi sulla linea di partenza, una lunghezza di circa 15-20 lunghezze di barca, stiamo parlando di un vantaggio considerevole, 4-5 lunghezze di vantaggio sul pin. E quindi qualcuno potrebbe essere tentato appunto a partire al pin e andare comunque a destra, ma partendo da una posizione più favorita. Quindi questo è il classico esempio di quella che può essere una regata che si fa in condizioni brezza termica, con una costa, vedete, è disegnata un po' fine, ma c'è un contorno di una costa, e poi io ho indicato quelle che sono le frecce del vento, per cui alla partenza il vento viene un po' più da sinistra di quanto viene su in boa di bolina, dove il vento è più da destra. Quindi cosa fa il comitato? Cerca di invogliarmi a partire lì dal pin, ma io che sono un bravo regatante so che su quel campo di regata lì, proprio per una questione geografica, perché c'è più brezza a terra e tutto il resto, poi vorrò andare a destra. E quindi lì questa è proprio una considerazione strategica, cioè quanto è veloce, quanto è più veloce partire dal pin e poi mettere un modo giù basso e veloce, per cercare di arrivare nel punto in cui vireremo, che sono queste due barche sul lato destro, il più avanti possibile verso il salto di vento. Se vedete qui ho disegnato appunto le due, sono un po' fini, però se vi concentrate vedete che c'è una linea dritta e una più curva appena sopra di lei. Quella più curva è quella che voi fareste in condizioni in cui navigaste sempre in VMG. Quella dritta invece è quella che farebbe il velista smart, che dice: io so che qua giù c'è un salto di vento a sinistra, per cui me lo sfrutto all'inizio e cerco di andare il più veloce possibile verso quella ley line di destra. Quindi, anziché appunto fare tutta la linea di VMG così come la vediamo, fa una linea dritta camminando veloce all'inizio e poi man mano cazzando le vele man mano che arriva in ley line. Questa è una considerazione prevalentemente strategica. Dov'è che entra la tattica qua? Beh, la tattica entra nel fatto che quel pin lì potrebbe a questo punto essere lui affollato, perché ho appena letto una domanda, dice quanto conviene partire dal pin? Ogni campo di regata ha il suo perché, dipende da quanto girerà il vento, da tutta una serie di fattori. Comunque può essere che alcuni regatanti, soprattutto se c'è Bascotto, vorranno partire a tutti i costi da quel pin lì. E però, Poi se c'è qui a qualcuno. Venezia devi pensare anche che abbiamo un sacco di corrente, quindi da noi è importantissimo, dai, come Sì. i nostri amici veneziani, l'ipotesi di considerarla. Sì, non era nella mia dispensa, ma ne possiamo parlare. Sicuramente la corrente, diciamo che togliamo qua tutto il fattore del vento, lasciamo sempre questa costa qui sul lato destro del percorso. La corrente sarà probabilmente più forte nel lato alto del teleschermo, proprio perché è libera dalla punta. Farà una piccola flessione, così come fa il vento lungo la punta, e diventerà più debole lungo la costa. Per cui diciamo che anche se dovessimo correre a Venezia controcorrente, questo sarebbe un altro motivo per andare bassi e veloci nell'angolo destro e cercare di rimanere ridossati dalla corrente.
Quanto conviene? Beh, diciamo che in linea di massima abbiamo detto se uno in assenza di altre barche farebbe quella cosa lì, partirebbe dal pin, metterebbe giù il pedale dell'acceleratore, virerebbe subito, metterebbe giù il pedale dell'acceleratore, cercherebbe di andare nel lato destro il più veloce possibile. Questo chiaramente ci sono delle considerazioni tattiche, perché chi parte sul lato destro probabilmente qualcuno potrebbe decidere di virar subito, ma qualcuno potrebbe decidere che tanto a lui la regata gli interessa vincerla sulla flotta e quindi tenere le barche sulla sinistra e impedirgli di virare. Quindi la tattica in questo caso entra nello scegliere se veramente voglio andare a destra, se voglio giocarmi tutto il pin, oppure se invece voglio essere appena sopravvento alla flotta che parte dal pin in modo da essere il primo a poter virare e andare sul lato destro. Abbiamo parlato del modo basso e veloce. Volevo farvi vedere un disegno che è il numero 4. Io l'ho numerato come numero 4. Esatto. Qui abbiamo spostato la penna un pelo più in alto. Ok. Qua abbiamo due piani velici. Cesare che fa il trimmer sa benissimo di cosa parlo. Quello alto è un piano velico che usiamo con vento leggero, in cui vedete lo strallo non è sulla mezzeria della barca, è un po' sottovento perché ha più catenaria. Il punto di scotto è molto interno, il boom è sopravvento, la randa è molto grassa. Questo è un profilo potente, per cui ci permette di fare la massima prua possibile, avere soprattutto in vento leggero, la barca che sbanda dal giusto angolo del timone, il timoniere è molto contento e la barca fa la miglior prua possibile. E quindi, qualunque duello noi dovessimo fare per cercare di far saltare qualcuno, questo sarebbe il profilo ideale. Se lo giriamo muri a dritta, questo profilo probabilmente è molto efficace uscendo dalla linea di partenza. Come dicevamo prima, magari siamo partiti dal pin, ma vogliamo far saltare le nostre barche perché vogliamo andare a destra, quello è un profilo molto, molto efficace per fare la miglior prua possibile. Invece di sotto vediamo un profilo più veloce in cui il carrello è stato portato in centro, il punto di scotta è stato portato sotto vento, lo strallo lo vedete nella mezzeria per cui abbiamo tolto la catenaria. La randa è più piatta, abbiamo usato un po' di paterazzo, un po' di base randa, abbiamo smagrito la nostra randa e lì abbiamo un profilo veloce che ci serve, se torniamo sulla figura numero 1, per fare quella cosa che dicevamo una volta partiti dalla boa, per mettere giù il piede dell'acceleratore e andare più veloci possibile in quell'angolo di destra. Chiaramente su questo campo di regata qui di cui parliamo, se parliamo solo del salto di vento sulla destra, quella che è stata la strada veloce per andare di Bolina sarà anche la strada veloce per venire giù in poppa. Per cui se l'angolo destro era quello che noi privilegiavamo, vedete qui c'è una piccola barca che ha girato la boa di Bolina qua nella parte alta dello schermo e viene giù in poppa direttamente, esattamente quella barca lì. Viene giù con le mura a sinistra cercando di usare lo stesso salto di vento che ci ha favorito nel lato di Bolina. Per Quindi cui è la classica se chiamata improvvisata che date voi tattici, che è la Sandokan, chiamata all'ultimo momento per cercare di guadagnare. esatto, perché praticamente siamo stati convinti per tutta la Bolina che quel lato lì era il migliore. E però lo dobbiamo decidere all'ultimo momento che anche di poppa quello è il lato migliore. Allora, parlando di strategia nuovamente, se avete guadagnato su un lato per un salto di vento, in questo caso specifico il lato destro, quel lato sarà buono anche nel lato di poppa. In questo caso perché c'è stata una rotazione di vento, ma se fosse stato perché c'era più pressione, perché la termica è più forte lungo costa e così via, 99% dei casi, se quel lato di Bolina, il lato destro, ha pagato, sarà buono anche di poppa. Con la corrente è esattamente il contrario, e quindi quella cosa che dicevamo, se queste frecce che abbiamo disegnato fossero delle frecce di corrente, e quindi noi siamo andati sul lato destro per stare al riparo, a ridosso della corrente,
sul lato di poppa anziché fare come quella barchetta lì che ha strambato subito, invece vorremmo andare giù mure a dritta e quindi l'equipaggio è tutto contento perché fa una manovra normale e il tattico non gli chiama la Sandokan all'ultimo secondo e si prende il flusso maggiore di corrente andando lungo tutta quella ley line che abbiamo disegnato sul lato alto dello schermo. Ecco, io devo dire che navigando con te, tu in questo sei molto bravo perché durante la regata tu relazioni molto l'equipaggio e quindi metti nella condizione l'equipaggio di avere l'evoluzione di quello che ci succede durante la regata e quindi generalmente ci prepari a quelle che possono essere le situazioni future. Quindi una fino ad magari ora, un male ora, puoi strambare. Fino ad ora abbiamo parlato solo di strategia e non abbiamo ancora parlato di tattica. La tattica la esamineremo un po' dopo. Andiamo a vedere il diagramma 3, Cesare. Questo è un altro campo di regata. Se vedete qua nella parte alta del teleschermo abbiamo la costa. Questo è il campo di regata di Palma di Maiorca. E quindi anziché dover andare a destra, qui su questo campo di regata dobbiamo andare a sinistra. Qua vi ho disegnato il lato di poppa. Perché ho disegnato questo lato di poppa con queste due barchette così? Di nuovo per mostrarvi che, parlando di strategia pura, quindi in assenza di altre barche, soprattutto se regatiamo in handicap o magari siamo rimasti un po' indietro oppure abbiamo bisogno a tutti i costi di guadagnare delle barche, qui sappiamo che la rotazione vento è a sinistra sulla boa di bolina e man mano che entriamo dentro la baia il vento ci darà sempre più buono. Quindi la linea tonda, quella curvilinea in basso, è la linea che farebbe una barca che fa un VMG. Io ho preso la stessa distanza di linea e vedete che la barca che fa il VMG finisce in questo punto qui che hai disegnato, esatto. La barca che invece fosse più smart e decidesse di usare questo salto di vento navigherebbe su un angolo un po' più alto e veloce nella prima parte e man mano che arriva verso il salto di vento va verso una rotta di VMG. Se vedete questa linea dritta che ha la stessa lunghezza di quella curvilinea, in pratica ha fatto guadagnare a questa barca due lunghezze, tre lunghezze e soprattutto le ha fatte guadagnare nella direzione da dove ci sarà il salto di vento. Quindi le barche più o meno poi si troveranno lo stesso prua contro poppa, ma con quella lì che ha fatto questa rotta più smart, più veloce, un po' più avanti e quindi anche più verso il salto di vento. Questo sempre perché stiamo parlando, come abbiamo detto, di strategia. Perché sono così concentrato sulla strategia? Beh, perché fondamentalmente regatiamo in flotta. Se noi regatassimo in match, la strategia è secondaria rispetto alla tattica. Ma siccome noi regatiamo in flotta, dobbiamo sempre avere ben presente come primo elemento importante che noi dobbiamo cercare di fare la regata più veloce possibile in assenza di altre barche. Andiamo un attimo sulla 4. La 5. La 5. Qua ci sono degli esempi. Questa cosa qui è venuta fuori parlandone, non ha molto a che fare con la tattico, la strategia di regata, però è un qualcosa che volevo che vedeste, perché ne abbiamo parlato in uno dei webinar con le classi olimpiche, e il primo webinar di cui parlava Checco Bruni parlava appunto dei rifiuti delle barche sulle barche che ci stanno intorno, e secondo me è importante che gli diate un'occhiata per capire, anche quando siete in regata contro un'altra barca vicina, che cosa può succedere a livello di rifiuto e quindi come una barca ci influenza. Adesso se andiamo sulla prima, la prima in alto, sì, queste sono due barche che navigano in poppa con vento leggero, come vedete dalla posizione della randa sulle due barche, la randa è molto cazzata, per cui anche il Jennaker è molto cazzato, e vedete che praticamente la barca lascia un rifiuto dietro che è quello simile a una barca di bolina, proprio perché le vele sono molto centrate sulla mezzeria della barca.
Sempre con vento leggero, la seconda, quella un po' più giù, Cesare, qui vediamo che questa stessa barca, proprio perché il vento è leggero e la randa è così centrale, butta dell'aria anche sopravvento, per cui fondamentalmente per la barca dietro è quasi sempre una mezza schifezza. Se vedete qui c'è anche un buco d'aria proprio con la barca che precede, che fa sì che la barca che raggiunge, che magari pensa sono sopravvento, lo posso rollare, realmente sbatte contro un muro d'aria che è causato dal rifiuto che viene fuori dalla randa da questa barca davanti. Ovviamente Questo, in stiamo fondo, parlando di barche con il Gennaker, di chiaramente. barche con il Gennaker e di barche comunque con vento leggero, perché man mano Okay. che il vento aumenta, questo rifiuto è meno importante. Quindi un'altra cosa che si può, adesso vediamo l'ultima lì in fondo e poi analizziamo questa cosa qui. Questa che vedete qua in fondo è, dovreste girare lo schermo, metterlo in piedi, ma in pratica è una partenza di tre barche di Bolina, qua vediamo Anni Fiocchi, con vento leggero, le rande sono sopravvento e voi probabilmente pensate che il vento che vi dà fastidio è quello da dove viene la direzione del vento, che sono quelle frecce che io ho disegnato sulla gru. Ma realmente il vento, quando entra nella barca in una maniera, come vedete di dietro, ne esce tutto deviato dalla randa. Esattamente. Questo è il motivo per cui con vento leggero, quando siete sopravvento e pensate di essere in aria pulita, realisticamente invece la barca sottovento, che non avreste mai pensato, vi sta dando fastidio. Tutti questi effetti di cui abbiamo parlato, come Cesare ha giustamente evidenziato, sono molto più grossi con vento leggero. Perché sono più grossi con vento leggero? Beh, perché il vento è meno, quindi fa più fatica a attraversare le vostre vele. Perché una volta che il vento viene sporcato dalla turbolenza delle vele, proprio perché l'intensità del vento è debole, fa più fatica a ritornare come un flusso di vento normale. E poi perché le vele stesse delle barche, proprio per cercare di tirare fuori la massima potenza, sono le più grasse possibili. E quindi, essendo grasse, fanno tanto vortice, fanno tanta resistenza, quindi ci danno tanta spinta, ci spingono la barca, ce la fanno sbandare, ma altresì fanno un grosso vortice. Quindi è molto importante con vento leggero stare attenti alle coperture delle altre barche. Abbiamo visto che anche in poppa o di Bolina, in posizioni in cui pensavamo di essere totalmente liberi, realmente stiamo avendo un influsso negativo dalla barca che ci precede o dalla barca sottovento. Andiamo sulla 6, Cesare. Qui iniziamo a parlare invece un po' più di tattica. Abbiamo visto dalla tabella numero 1 che dicevamo nel caso della tabella 1 volevamo andare a destra perché c'era più vento a destra, c'era più rotazione. Nella tabella 2 avevamo detto il campo di regata di Palma di Maiorca, vogliamo andare a sinistra, c'è guadagno a sinistra, c'è più vento, c'è più rotazione. Ma attenzione, qua io ho messo tre barche più o meno sullo stesso crosswind. Vedete quella linea che attraversa tutte le barche, quella linea retta che attraversa tutte le barche? Tutta quella linea lì rappresenta il crosswind. Cos'è il crosswind? Il crosswind altro non è che la perpendicolare rispetto alla direzione del vento. Tutte le barche che si trovano su quella linea sono alla pari. Tutte le barche che si trovano dietro sono dietro, tutte le barche che si trovano avanti sono avanti. Qua ho fatto tre esempi. Prendiamo quella nella parte bassa dello schermo, in cui la barca A, che è la più a sinistra delle tre, è avanti al crosswind della barca B ed è avanti al crosswind della barca C. Allora, quando fate la vostra strategia di regata di cui si parlava prima, voglio andare a destra, non vi incaponite fino in fondo, cioè ci deve essere un momento in cui tirate fuori la testa fuori dalla barca e dite: riesco ad arrivare su questa ley line primo? Se la risposta è sì, potete andare fino in fondo, anche se anche lì ci sono delle controindicazioni, perché il vento potrebbe girare un po' a destra e quindi trovarvi in spalla alla boa. Il vento potrebbe girare per un motivo a voi ignoto, potrebbe girare un po' a sinistra perché magari cala un attimo la brezza termica, c'è un qualche problema.
per cui anche spararsi da ley line, anche se siete in testa, non sempre è la soluzione migliore. Ma soprattutto nel caso della barca C, e se andiamo a fare la stessa cosa specularmente sulla parte alta del campo di regata dove vogliono andare a sinistra, la barca C, che è la più estrema delle tre, non è in testa. E quindi un mio consiglio molto forte è cercare di capire se non si è in testa, ma per esempio si è quarti, quinti, di evitare assolutamente ley line. Cosa parlo per evitare ley line? Fondamentalmente 10-15 gradi da quella che sarebbe una ley line pura, e tanto più siamo dietro, tanto prima bisogna andare via. Perché bisogna andare via? Perché fondamentalmente più grossa è la flotta, più noi siamo dietro, più su quella ley line ci sarà traffico, e quindi traffico significa aria sporca, barca sulle vele, navigare in spalla. Vedo qua Federico Bellan che mi chiede se il vortice frena. Beh sì, evidentemente sì, il vortice significa che non stiamo prendendo il vento come ce l'hanno gli altri, quindi sarà un vento più leggero e comunque deviato. Quindi questo è il concetto delle ley line. Fondamentalmente, se siete in testa, potete anche giocarvi la ley line, cosa che io in linea di massima sconsiglio. Però se non siete in testa, che siete anche solo terzi, quarti, assolutamente evitare le ley line, piuttosto fare un rebecchino verso il centro del campo di regata, e se proprio quell'estremità destra o estremità sinistra ci piace moltissimo, tornarci dopo, una volta che la flotta si è assestata e siamo sicuri di trovare una buona linea pulita. Andiamo avanti, Cesare, con la slide, andiamo a quella successiva. Questo è un esempio, per esempio, di quello che dicevamo prima. Tutte le barche sono più o meno spostate sulla ley line di sinistra. Evidentemente la ley line di sinistra era il posto dove bisognava andare. La barca più centrale, per cui quella sottoventa a tutte, che naviga mura a sinistra, ha una barca mura dritta che la incrocia. Adesso, perché io ho fatto questo disegno fatto così? Fondamentalmente dico minimizzare le perdite. Cosa significa? Significa che la barca mura dritta sicuramente avanti a me mi virerà sulle vele. Però io qui ho due alternative: o virare e incrociare le altre tre barche che sono alla mia sinistra, il che significa che loro mi vireranno sulle vele o mi vireranno sotto le vele, finiremo in ley line, probabilmente in spalla a ley line. Qua invece tanto vale dire, quella che è la posizione, minimizziamo le perdite, per cui una piccola poggiatina di dietro, vedete c'è un piccolo serpentello in cui la barca poggia per 30 secondi, si libera il vento fino a che arriva parallela alla barca che gli ha virato sulle vele, da quel punto lì può arrivare in ley line. Fazzana Zannini, quanto distante deve stare una barca per evitare i rifiuti? Allora, se siamo proprio nel rifiuto netto, e quindi lungo la linea del rifiuto, diciamo che di bolina è circa 45 gradi, e in poppa dipende, ahimè, purtroppo se sono barche con lo spinnaker o il jennaker, una buona norma che vi consiglio di usare è sempre quello di guardare il windex. Normalmente il vento dell'altra barca viene dalla direzione del windex. Per rispondere alla domanda, per quanto a distanza, con vento leggero arriviamo fino a 8-10 lunghezze di distanza. E per la barca sopravvento, avevamo detto prima, la barca sopravvento in aria leggera, fino a 2 lunghezze di distanza sopravvento. Intendi di andare oltre la ley line se non si è in testa a venire giù liberi? No, Roberto, ho detto esattamente il contrario di non andare in ley line, cioè quando non si è in testa bisogna virare prima, non bisogna andare in ley line, devi virare prima, accettare il fatto di essere quinto o sesto. C'è una foto, Cesare, mi metti la foto, c'è una foto carina di un po' di laser che arrivano di bolina nelle note che vi ho mandato. No, no, non c'è arrivata, abbiamo solo queste qua, solo questi schemi. Comunque, diciamo che è abbastanza chiaro il fatto che, come hai spiegato... Se te la mando subito, me la riesci a mettere? Manda.
Provo. Dove te la mando? WhatsApp. WhatsApp. Sì. Comunque ho detto no, di non andare in ley line. E ho una foto che spiega bene questa situazione qui. Aspettate un attimo, ragazzi, che lo Intanto per i devo nostri trovare. amici, come vedete, con Tommaso, Cesare, tu parla un po' tu così intanto trovo questa foto. come vedete con Tommaso, ad ogni situazione c'è sempre una valutazione in tempo reale. Io, come dicevo prima, abituato a navigare con lui, è incredibile come riesca a contestualizzare la situazione e dare comunque una visione con un largo anticipo. Quindi la strategia, una volta che è applicata in maniera corretta, porta ad avere un'attitudine nel gioco d'anticipo, perché ci sono tutti gli elementi che sono in evoluzione, che portano comunque a una valutazione, un'identificazione di quelle che poi sono le mosse che poi successivamente andranno a fare i cosiddetti uomini dell'afterguard, che in termine tecnico sono coloro che sono incaricati di gestire la parte, diciamo, teorica della regata, cioè non sono coinvolti nella velocità, ma sono dedicati alla valutazione degli elementi per far sì che la barca appunto possa essere posizionata e compia la strada migliore per il raggiungimento di quello che è l'obiettivo. Arrivato Tommy, adesso lo Okay. devo mettere So tutto. se ti è arrivato. No, c'è una foto. Okay. Ti è arrivata la foto? Mi O sono ti è arrivato. arrivato tutto? Sono arrivate 16 pagine. Ho Adesso capito. comunque. No, Adesso. aspetta, 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 aspetta. Aspetta Adesso c'è. che faccio un'altra roba. Perché C'è. questo spiega molto bene. Vai, va bene. In termini di rischi e opportunità in una flotta numerosa, quale tra la prima e la seconda bolina consiglieresti a un regatante come momento per attaccare strategicamente anche a scapito della tattica? Su quali parametri potresti variare il tuo suggerimento di Sì. approccio? Paolo Mariotti. Allora, io intanto ti ho mandato la foto Sì. e parliamo proprio di questa cosa qui che è stata domandata ora. Allora, fondamentalmente la strategia, ma questo anche nel match race è paradossale, perché io ho corso con gente come Peter Olberg così e loro dicevano. Anche in un match race, se tu fai un miliardo di virate nella prima parte della regata, quando il campo è ancora aperto, fondamentalmente non stai ottenendo nulla. La tattica funziona quando arrivi in cima alla bolina, dove purtroppo il cono di regata si è molto ristretto e dove probabilmente c'è un lato del percorso che è più lungo dell'altro, e lì fare la virata al momento giusto è quella che permette a te, per esempio, di arrivare in bolina col vento libero e lui col vento sporco, oppure se lui vuole evitare il vento sporco, di fare due virate. Qui, ragazzi, allargalo un attimo, Cesare, se riesci. Ci sono quattro barche che sono esemplificate. La barca A, devi portare un po' in alto, eccoli. La barca A. Vedete, la barca A fondamentalmente cosa ha fatto? Ha fatto quello che ci chiedevano prima, cioè devi, siccome non sei in testa, vai in ley line e vieni giù veloce. No, la barca A che impari con la barca B e che impari con la barca C, probabilmente su un crosswind, anzi probabilmente A e B sono avanti a C su un crosswind, A ha navigato 7-8 lunghezze oltre ley line. Quindi significa che nel momento in cui lui poteva virare e andare verso boa, ha dovuto camminare altre 7-8 lunghezze a 90 gradi con la boa, per cui facendo zero avanzamento, quelle 8 lunghezze sono prese e buttate, per liberarsi da quelle due piccole barchette che lui ha sottovento. Per cui pensava di andare in una posizione libera, però per liberarsi ha dovuto fare tutta quella distanza che vedete tratteggiata, per trovare aria libera. Allora dite, beh, poteva virare dove la barca B. Vedete che la barca B invece ha virato precisamente sulla ley line. Quando
è il problema di virare precisamente sulla ley line? Quello che vi dicevo prima, che siccome c'è molto traffico, tutte le barche avanti a voi vogliono virare sulla ley line. Quindi questa barchina qui appena sulla sua prua, esattamente quella Cesare, quella barca lì cosa farà? Appena incrocia B, gli virerà sulle vele. E quindi B dovrà decidere se navigare le prossime 20-25 lunghezze per arrivare in boa negli scarichi della barca che gli ha appena virato sulle vele, oppure virare e a quel punto andare oltre A, perché vedete che qui ci sono già altre barche, per cui lui la sua unica alternativa è andare purtroppo sopravvento ad A, e quindi se A ha fatto 8 lunghezze di troppo lui ne dovrà fare 9. La barca C, che uno direbbe, ma perché ci vira lì? Non è in ley line, ci sono un sacco di barche davanti. Vero, però lui è in aria libera perché il vento apparente, nessuna delle barche col suo vento apparente la sta coprendo. Ha virato circa 25 lunghezze, 20-25 lunghezze da ley line, 7-8 lunghezze sotto ley line. Perché ha fatto quella cosa lì? Ha fatto quella cosa lì perché fondamentalmente sa che nessuno gli virerà sulle vele. Per cui quella barchina piccola che lo incrocia sulla prua, che sa di non essere in ley line, con molta probabilità, e questo purtroppo è un calcolo delle probabilità, arriverà fino in ley line e quindi non gli virerà sulle vele. E quindi lui navigherà quelle 10-20 lunghezze in aria libera, senza fare strada eccessiva, senza fare strada ulteriore, come hanno fatto A e come probabilmente dovrà fare B, in una zona probabilmente non di vento pulitissima, ma dove comunque lui minimizzerà la strada per arrivare sulla boa di Bolina. Se spostiamo un pochino la foto in basso, vediamo che, no, dall'altra parte, in basso, in basso, in basso, D ha fatto la stessa cosa sulla ley line di sinistra, cioè D ha virato 3 lunghezze sotto ley line di sinistra. Perché ha virato 3 lunghezze sotto ley line di sinistra? Perché sa che se dovesse virare, se dovesse virare per fare una virata sotto le vele di qualcuno all'interno delle 3 lunghezze, sarebbe passibile di squalifica. Lui invece cosa fa? Si prende una ley line che è proprio 3 lunghezze sotto la boa di Bolina, e quindi sa che anche quando virerà, se farà una buona libau, avrà il tempo necessario per prendere velocità, girare intorno alla boa e non essere a rischio di squalifica alle altre barche. Vedete, D fino alla boa di Bolina non avrà nessuno in copertura e probabilmente arriverà in boa di Bolina molto avanti ad A e a B, che pure sono sulla sua stessa linea rispetto al punto. Diciamo che per noi la classica posizione C, che siamo uomini di bordo, è la più complicata perché arriveremo sicuramente con un muro a sinistra vicino alla boa, pronti a tutto. Difatti, quando siamo nella posizione C, scusatemi, siamo sempre agitati. Questo accade sempre con Quindi tu hai fatto una vita agitata perché Vascotto sempre da lì la. arriva. Esatto, Vascotto quando è dietro si mette esattamente nella posizione C e lui potentemente vuole entrare nelle tre lunghezze, possibilmente vuole entrare nelle tre lunghezze. Ma c'è un motivo molto buono, cioè fondamentalmente il motivo è che quella linea lì di D è una linea veloce, perché fondamentalmente da lì lui farà la minor strada possibile, nel vento più libero possibile, e poi dovrà gestire il traffico su in boa di Bolina. Nel caso di questa boa di Bolina, se tu vieni qua lungo la ley line, l'unica barca che lui troverà, vieni un po' più giù, l'unica barca che lui troverà è questa qui, questa, esatto. Quindi, se sarà abbastanza avanti, gli farà una libau, se non sarà abbastanza avanti, poggerà dietro una barca, ma avrà minimizzato la strada e l'avrà fatta tutta in aria libera. Andiamo su quello successivo, che era la 8. Io ne avevo fatto una 8, non so perché non ci sono più i numeri su questa cosa, no, sulla 7. Barca C, quando virerà per arrivare in boa, quante lunghezze sotto boa? Beh, diciamo che dipende un po' dal traffico, però potenzialmente, se si può, 3 lunghezze sotto boa è una buona linea prudenziale, perché significa che la nostra virata sarà comunque fatta fuori dal cerchio delle 3 lunghezze. Se doveste arrivare invece in ley line, non prendetevi il rischio di provare una libau se non ci sta.
Andiamo sulla 7, sulla rappresentazione grafica numero 7. Stiamo arrivando. Sì. Scusate ragazzi, ma io non avendo un computer ma solo un iPad ho bisogno di un assistente. Allora, qui abbiamo due situazioni tattiche che io ho esemplificato per darvi ancora un po' di aiuto su. La prima a sinistra, fondamentalmente un approccio tra una barca a mura dritta e una barca a mura a sinistra. Vedete, le ho messe sulla stessa linea di crosswind, per cui quella linea sono esattamente con la prua sullo stesso crosswind. Qui il mio consiglio, che facciamo più o meno tutti, è da dimostrare che sia efficace, ma sembrerebbe di sì, è quello che anziché arrivare su una rotta di bolina, poggiare un po', prendere un po' di velocità. Perché prendiamo questa velocità? Perché fondamentalmente la barca che viene da mura a sinistra sarà obbligata a virare un po' prima e noi usando quella velocità in più che abbiamo creato, mentre lui deve ancora creare velocità perché chiaramente dovrà appoggiare per prenderla, la riutilizziamo per aprire un po' il gap. Questo ci permette, in questo caso elencato qua in figura, di arrivare eventualmente fino sulla ley line che non è molto distante. Lo vedete? La ley line sono circa altre 2-3 lunghezze. E quindi questo piccolo trucco ci permette appunto di poter vivere più a lungo. Se per una malaugurata ipotesi, la barca mura a sinistra fa una virata bellissima oppure si è avvantaggiata perché c'è stato un piccolo salto di vento, questa velocità che ha creato la barca mura dritta non è buttata perché essendo appunto più veloce potremmo virare immediatamente senza perdere troppo in ripartenza sulle altre mura. Per cui diciamo che è una manovra che più o meno è a prova di bomba in tutte e due le ipotesi, sia nel caso in cui riusciamo a vivere e portare la barca fino alle line di mura a sinistra, sia che invece la barca mura a sinistra è forte, ma allora a quel punto quella velocità in più che abbiamo fatto ci serve per virare immediatamente. Andiamo sulla parte di destra invece del disegnino. Questa è una cosa che non bisogna fare. Qui siamo vicini alla boa di bolina, mentre prima vi dicevo a 20-25 lunghezze virate prima di ley line, non lo fate quando siete vicini a boa di bolina. Qua vedete io ho indicato tre lineette, come dire, ci sono tre, diciamo 3-5 lunghezze dalla boa di bolina. La barca C che vira sotto la barca B, anche se è molto forte, è comunque controllata dalla barca A che è in ley line. D'accordo? Quindi quello che succederà lì è che probabilmente la barca B probabilmente morirà su di noi, ma noi siamo comunque bloccati dalla barca A. Quindi quello che è probabile che succede è che la barca B virerà e si posizionerà sopra ad A e noi a quel punto saremo chiusi fuori. Per cui secondo me qua in questo caso fondamentalmente di queste tre barche noi finiremo terzi comunque, però se ci fossero altre barche nella flotta è una mossa ad alto rischio, soprattutto in vicinanza della boa di bolina, bisogna stabilire se siamo in ley line o meno. Se siamo sotto ley line, non virate sotto ley line in spazi ristretti perché quasi sicuramente andrà a finire male per voi. Ci chiedono quanto è lunga una lunghezza. Quanto è lunga una lunghezza? Una lunghezza è qui in quel grafico lì? In Sì, quel no. grafico lì? In quel grafico lì probabilmente sono 5 linee, 5-6 linee, per cui la barca C sta virando a circa 6 lunghezze dalla boa di bolina, a occhio e croce. Perfetto. D'accordo? Quella della 9, andiamo giù alla 9. Quella della 9, fondamentalmente, questa cosa qui è quella della figura di prima, cioè se vedete che quelle tre barche, quattro barche sono lì, probabilmente conviene virare un po' sotto ley line a una discreta distanza dalla boa di bolina, io direi almeno 10 lunghezze dalla boa di bolina. Fare tutto il pezzo in bolina in aria libera e poi, come vedete da quella traccia lì, poggiare dietro le barche a cui dovremmo poggiare. Di nuovo, queste sono manovre che hanno un potenziale di riuscita. Mettiamo che una di quelle barche che sono lì impilate sulla ley line
vada a un certo punto molto lenta perché prende gli scarichi o sia costretta a virare, quella è una barca guadagnata. D'accordo? Quindi abbiamo detto, adesso vado a leggere un po', abbiamo detto per ricapitolare, concentrarsi sulla strategia prima della tattica. Quindi la prima cosa, come è posizionato il campo di regata, dove girerà il vento, c'è corrente, quindi tutto quello che ci fa, diciamo, ipotizzare come sarebbe il percorso più veloce se non ci fossero le altre barche. Concentrarsi sulla tattica soltanto nelle parti finali della bolina o del lato di poppa. Qui abbiamo visto l'esempio sul lato di bolina, ma potrebbe essere riportato sul lato di poppa se, per esempio, a un certo punto decidessimo di sacrificare un po' di distanza per prendere un interno in boa, quindi una posizione che ci metterà al sicuro rispetto alla flotta. Veleggiare verso il prossimo salto di vento, ne abbiamo parlato all'inizio nel diagramma numero 1, prevedendo un salto di vento costante, ma voi sapete che non tutti i campi di regata, non tutte le condizioni hanno un salto di vento costante. Ci sono alcuni campi di regata in cui il vento viene da terra, Genova d'inverno, Cagliari con il Maestrale, altri campi di regata in cui il vento invece è oscillante. Cosa si fa col vento oscillante? Beh, fondamentalmente si naviga sul bordo in buono, ovvero quello che ci avvicina di più alla boa di bolina. Non necessariamente quello che ci avvicina di più alla boa di bolina, quello su cui il vento è saltato. Quindi, se il vento è oscillante, quindi torniamo alla nostra cartina della mattina, la nostra previsione meteorologica, il meteorologo ci ha detto attenzione che il vento sarà oscillante, oppure regatiamo con vento da terra che per sua natura è oscillante, quello che vi consiglio di fare è navigare un po' prima della regata, un po' mura dritta, un po' mura a sinistra, 5 minuti mura dritta, 5 minuti mura a sinistra, e stabilire, usando anche solo la nostra bussola, qual è il salto di vento a destra, quale a sinistra, su entrambe le mura. Come si regata sul vento oscillante? Beh, fondamentalmente si naviga sul bordo liftato, ovvero il bordo su cui c'è il salto di vento, fino a che il vento raggiunge la mezzeria. Facciamo ipotesi, la nostra oscillazione è 3,50 massimo sinistro, 10 massimo destro. Noi quando il vento viene esattamente da nord, quello è il momento buono per virare, perché se continuiamo stiamo navigando un pochino nello scarso. Se il salto di vento invece è un salto di vento costante, sempre da una parte decisa, anche se le barche navigano su dei piccoli salti, continuate a navigare verso dove sapete ci sarà il salto di vento finale. La cosa opposta è vera nel lato di poppa, cioè nel lato di poppa si naviga sempre sul bordo in scarso, ovvero quello che ci avvicina di più alla boa di poppa. Quando invece il vento ci dà in buono, ovvero viene più da poppa, quello è il momento di strambare. Attenzione che anche in situazioni di vento con una rotazione, facciamo esempio un vento di brezza, il vento di brezza nelle prime parti della giornata, prima che il vento si stabilizzi, può essere un vento oscillante. Quindi c'è una rotazione durante la giornata che noi sappiamo determinata dall'effetto di Coriolis verso la destra, ma soprattutto nelle prime parti della giornata ci potrebbero essere dei piccoli salti di vento indietro a sinistra. Questo perché? Perché fondamentalmente la brezza per formarsi deve mischiare tutta l'aria. Fino a che quest'aria non è completamente mischiata, quello che era il precedente vento, cioè dalla precedente direzione, sia perché c'era un leggero gradiente magari da est, sia perché magari la brezza ha ruotato, può essere che anche in un vento oscillante in maniera costante ci siano dei piccoli salti di vento che possiamo utilizzare. Nel caso non sappiate cosa fa il vento o il vento è assolutamente costante, non c'è in generale un lato del percorso che vi piace di più perché il vento è abbastanza omogeneamente distribuito, usate la regola di buon senso che è quella di navigare sul bordo lungo prima. Quindi
Qual è il bordo lungo? Il bordo lungo sia di Bolina che di Poppa è quello che vi avvicina di più alla boa. Per cui, fatto 90 gradi, un angolo di virato o di strambata normale in vento leggero, se voi vedete la boa più vicina alla vostra prua di 45 gradi, per cui 35, 30, 25, vuol dire che quello è il bordo lungo, d'accordo? Quindi veleggiate sempre per primo il bordo lungo, se non avete una idea forte. Questo per un motivo molto semplice, avete più tempo perché succeda qualcosa, per cui se il vento continuerà a girare nella vostra direzione magari arrivate dritti in boa. Se il vento invece girerà come normale sull'asse del percorso, voi avrete praticamente navigato tutto quel lato in avvicinamento sulla boa. Qui abbiamo una domanda di Paolo Mariotti. Sì. Passo in oscillante se a 2 minuti circa dalla boa, ho appena passato il medio, con fasi circa da 4 minuti, fare l'approccio in boa come se fosse un persistente, prima scarso, poi buono, e viceversa se sono arrivato al massimo del salto. Cioè, tu mi stai dicendo a 2 minuti dalla boa, tu sei muro a sinistra, tu stai arrivando in ley line di destra, mi dici conviene a quel punto ignorare il salto e fare la ley line? Sicuramente ogni virata costa, una virata su una barca normale che sia chiglia o deriva, con l'eccezione di alcune derive molto agili, costa una lunghezza e mezzo. Per cui se sei molto vicino alla ley line, probabilmente devi mettere nel computo anche quanto ti costa, la virata. Se per di più ti metti in una posizione scomoda, come dicevamo prima, cioè sei sotto ley line, potrebbe non convenire, però potrebbe anche avere dei vantaggi, perché per esempio la ley line di destra è molto affollata. Io una cosa su cui lavoro molto quando faccio la mia strategia tattica è il traffico, soprattutto in flotte numerose. Normalmente stare via dal traffico lo devi sempre bilanciare un attimo con quello che il vento farà. Per cui se tu per fare una virata in meno oppure non trovarti chiuso alla ley line, poi sei costretto a farti 2 minuti di navigazione sotto le vele o nei rifiuti di qualcun altro, consiglierei di fare la virata comunque e fare l'approccio mura a sinistra alla Vascotto, anche se sembra, anche se è innaturale, probabilmente è più veloce che non mettersi lì belli comodi in ley line tranquilli. Ecco, se mi permetti un inciso, è incredibile, è un piccolo incisino che vorrei fare, la capacità che avete sia te che Vasco di utilizzare l'avversario per crearvi il varco, cioè è incredibile come alle volte facciate delle mosse di strategia e tattica su una barca che in quel momento non ha nessun coinvolgimento in termini di classifica, ma una copertura per farla virare affinché essa vada a disturbare altre barche. E questo secondo me è un livello superiore, cioè il 2.0 della vela, perché non è solo regatare su noi stessi, ma utilizzare il disturbo nostro per danneggiare altre barche che a loro volta creano un effetto catena che porta vantaggio a voi. Questo è un elemento che è notevole su di voi. È il corollario di questa cosa che tu hai appena detto, è che se invece tu non sai cosa farà il vento e vuoi andare col tuo avversario, non gli virerai il famoso a 45 gradi, ma lo farai avanzare un po' di più prima di virare, in modo che lui sarà comunque in aria libera e tu sei sicuro che tu vai nella stessa direzione in cui va lui, quindi eliminando il rischio che lui possa prendere un salto di vento. Addirittura una volta voi due avete fatto un calcolo di tenere in vita una barca perché era un punto in mezzo all'avversario diretto affinché il risultato finale potesse premiare la classifica. Quindi anziché virare a 45 sulla barca dietro per difendere, avete tenuto in vita... Quelle sono tutte considerazioni che poi fai appunto verso la fine del campionato con i punti che ti servono, il tuo avversario più ostico qual è e così via. Però qui parliamo in generale, non entriamo nello specifico. Voi che regatate a Venezia, quindi in condizioni di vento leggero, ricordatevi che con vento leggero la pressione è molto più importante del salto.
Perché dico questo? Fondamentalmente perché qualunque barca che sia a deriva o a quiglia ha un punto morto intorno ai 6-7 nodi, poi ha una curva di accelerazione delle prestazioni, sia in termini di velocità che di angolo, abbastanza esponenziale, fino a che arriva a un limite di vento che è intorno ai 12-13 nodi in cui questa cosa si appiattisce. Per cui voi che regatate a Venezia, dove spesso il vento è al di sotto di questa intensità, ricordatevi che di bolina, ma soprattutto in poppa, la pressione è più importante del salto di vento. Il salto di vento invece diventa importante quando a 14, 15, 16 nodi più o meno la performance della barca è quella, perché è determinata dalla sua lunghezza e dall'angolo massimo che riesce a fare, che per una barca buona regata intorno ai 36 gradi di bolina. E lì a quel punto un salto di vento di 5 gradi, soprattutto su un angolo stretto come può essere un 36-37 gradi, può dare un grande vantaggio. Ricordatevi che il vantaggio è determinato dalla separazione. Più o meno un salto di vento di 10 gradi rappresenta un quinto di vantaggio sulla separazione. Per cui se voi siete separati più o meno di 10 lunghezze, il vantaggio sarà 2 lunghezze. Se siete separati di parecchio, di 20 lunghezze, il vantaggio inizia a essere 4-5 lunghezze. Per cui un corollario di questa cosa qui è che se non vi costa molto, non lasciate mai andare il vostro avversario, quello che è con voi in classifica o con cui si deve giocare la regata, troppo distante da voi. Cioè, se a un certo punto vedete che lui non vira, virate voi e cercate di stare in controllo. D'accordo? Quindi l'importanza della separazione sul salto di vento. Altra domanda, un buon tattico con quali priorità fornisce questo tipo di informazioni che ha spiegato il suo equipaggio? Guarda, secondo me la tattica è un'arte molto difficile. Come dicono gli americani, ci sono vari modi di scuoiare un gatto. E quindi purtroppo non ci sono delle regole, ognuno più o meno ha le sue priorità, le sue cose. Secondo me un buon tattico deve avere, come dicevamo prima, un buon piano. E il piano è un piano strategico, ovvero che cosa io farei in assenza di altre barche, perché lo devo fare? Lo devo fare per vari motivi, perché so che c'è un salto di vento geografico, perché so che c'è una rotazione a destra continua nel pomeriggio perché regatiamo in regime di brezza, perché so che sotto una nuvola il vento sarà più forte, probabilmente girerà dalla direzione della nuvola, perché so che c'è corrente contraria sul campo di regata, per cui andrò sotto costa nella bolina e andrò invece in mare aperto nella poppa per cercare di prendere vantaggio di questa corrente. E quindi questa è più o meno la strategia. Poi chiaramente la strategia viene disturbata da tutti gli altri nostri avversari che vogliono A fare la nostra strategia, B cercare di fare in modo che la nostra strategia venga disturbata. E quindi in un certo senso tu devi vedere in base appunto al crosswind, se voi avete visto io giro sempre con una bussoletta a rilevamento intorno al collo, cosa mi serve? Mi serve per traguardare l'avversario. E poi aggiungendo, togliendo 90 gradi sulla mia barca dove ho un true wind direction che viene misurato dal computer, io so se lui è avanti o dietro di me o se invece è in pari. E quindi posso determinare man mano che mi avvicino a lui se incrocerò di prua o se invece avrò un problema. Se so di avere un problema prima del tempo, quindi un minuto prima, quando mi rendo conto che più o meno questo problema, devo già avere un piano. Qual è il piano? Per esempio, se sto venendo giù in poppa e sono sulla ley line di muro a sinistra, quindi alla mia destra non c'è più spazio e questo arriva a muro a dritta e so che mi prenderà in pieno, probabilmente avviserò l'equipaggio dicendo: ragazzi, attenzione perché 2 o 3 lunghezze prima tutti quanti pronti a cazzare lo spin, che era fare una grossa cazzata, perché cerchiamo di passare di dietro. Chiaro che se al mio equipaggio glielo dico all'ultimo minuto e io orzo, lo spin che sarà sgonfio. Poi li voleranno le Madonne e questo è il modo in cui non lavora un buon equipaggio. Un buon equipaggio lavora prevedendo quello che sarà lo scenario e soprattutto correndo io nella posizione oramai di tattico forzato, perché come sapete, secondo me giustamente,
tutte le barche moderne vengono timonate dal proprietario, che è anche colui che ci mette i denari, è giusto che io, mentre lui cerca di portare la barca al massimo potenziale, gli dipinga un attimo quello che è lo scenario che si sta presentando. E quindi tutta la preparazione fatta prima, quindi dov'è quella barca? Bene. Dove sono io sul campo di regata? Bene. Cosa cercherà di fare lui? Arriverà fino a me, cercherà di farmi strambare. E allora avvisare l'equipaggio e il timoniere per tempo, attenzione, vedete quella barca lì è un problema, per cui se non incrociamo, io aspetto fino all'ultimo, quando oramai è l'ultimo momento possibile per orzare, per vedere se riusciamo a incrociare, fino a quel momento lì state pronti perché potrebbe venire su un'orzata. C'è una domanda che di Angela: con tanto vento e onda formata, come incide questo sulle scelte strategiche? Angela, fondamentalmente una cosa che tutti i tattici dicono prima di una regata con molto vento è importante finire la regata con l'attrezzatura in buono stato e senza che nessuno si faccia male. Per cui diciamo che man mano che si, come prima dicevamo, la copertura è più importante con vento leggero, la pressione è più importante con vento leggero, con vento forte è più importante la conduzione della barca rispetto alla tattica e alla strategia. Per cui un buon tattico che sa su che barca è e sa quali sono i limiti non solo dell'equipaggio ma anche della barca. La barca potrebbe essere, faccio un esempio, e tanto le vende mio fratello, uno Swan 50 che non ha le colonnine per lo spinnaker. Io so che un'orzata all'ultimo momento non è possibile farla senza sgonfiare lo spinnaker. Quindi cercare di mettersi in una situazione mentale in cui si evitano grossi disastri a livello appunto di manovra che poi ci possono costare la regata. Una scelta tattica sbagliata ci può costare una o due posizioni, uno spinnaker che finisce sotto la barca ci costa la regata, un geno rotto ci costa la regata, per cui in generale man mano che aumenta l'intensità del vento probabilmente un buon tattico dirà all'equipaggio: ragazzi, mi raccomando, oggi l'importante è finire con tutto quanto in ordine, per cui non correte a issare lo spinnaker appena arriviamo sulla boa di Bolina, aspettate che la barca sia piatta, e quando la barca è piatta, il tambuccio è aperto e lo spinnaker non è volato ancora fuori bordo, tirate la mura e tirate sullo spinnaker. Questo è un esempio, quindi l'arte marinara prevale sull'arte tattico-strategica man mano che le condizioni diventano più dure. Qui ho alcune piccole note che volevo leggervi. Su barche d'altura, ma in generale su tutte le barche, in partenza, dopo una virata, assicuratevi di essere in velocità prima di cercare di fare prua. Una barca che non ha raggiunto la velocità non farà prua, sarà solo lenta. Quindi mi raccomando, quando uno dice ok, pronti a partire, mi raccomando, non puntate la barca sulla massima rotta di Bolina, acceleratela un po' prima, e quando la barca sentite che si manovra bene, che il timone ha un po' di carico e tutto funziona, a quel punto lì finalmente si va di Bolina. Cercate di evitare le manovre quando c'è poco vento, perché sono estremamente costose, per cui se potete fare una virata o una strambata, cercate di farla quando il vento è un po' più sostenuto. Se vi rendete conto che le barche intorno a voi sono più veloci e la vostra performance non è molto buona, controllate un attimo la forma delle vele, vedete se è tutto a posto. Se la forma delle vele è tutto a posto, vuol dire che avete preso un'alga come noi in California quest'anno. Più di una. Va bene. Per quanto riguarda lo svergolamento, queste sono linee generiche. Una buona regolazione della vostra stecca alta è quella quando il telltale va più o meno in stallo, che normalmente più o meno quando la stecca alta è parallela al boma. Cercate di regolare la barca normalmente per quelle che sono le condizioni di vento più leggero che troverete. La barca è più lenta se attraverso una zona di poco vento con le vele troppo tirate o troppo magre, che non quando prende una raffica le vele sono un po' troppo grasse. Cercate di usare poco il timone, per cui mi raccomando, l'equipaggio, con Cesare lavoriamo molto nel prepartenza con vento leggero,
penso che a Venezia sia molto importante che l'equipaggio dia una mano per quanto riguarda virate, strambate, corrollio, perché questo significa usare meno il timone, significa usare il piano velico per ottenere un po' di spinta in più. E ultima regola di buon senso: se siete davanti in una regata, siete davanti alla flotta, cercate di stare tra la prossima boa e la flotta. Se vedete che tutti strambano e voi continuate lungo la vostra ley line, state facendo un errore. Rimanete in copertura, tenete conto di quelli che sono le coperture guardando il vostro Windex, ma in linea di massima cercate sempre di stare in controllo della flotta se siete in testa. Se viceversa siete dietro, magari potete fare un po' il bordo del carabiniere e sperare che qualcosa succeda. Più o meno abbiamo detto tutto, Cesare? Direi che hai tenuto una regata perfetta praticamente oggi, dove ci hai illustrato ogni tuo singolo dettaglio, che è, vuole dire, fatica e sudore di anni e anni e anni di esperienza. Quindi sei riuscito. Sì, poi possiamo entrare, sai, nello specifico di tantissime cose, però questa immagino voglia essere un po' un overview, un'infarinatura generale di cosa guardare. E secondo me poi alla fine vi renderete conto che anche il tattico migliore è quello che rende le cose semplici, non c'è bisogno di fare cose troppo complicate. Tenete le cose semplici e vedrete che andrà tutto bene. Per le nostre regate a Venezia sono stati dei suggerimenti eccezionali che applicheremo e metteremo in atto sicuramente con la Summer Race, che speriamo riusciamo a portare a buon fine, che è a giugno, dove ti invitiamo, così che magari i nostri amici veneziani ti vireranno sulle vele sperando di coprirti guardando l'Index. Sarà un mio piacere venire. È a casa tua. Comunque è difficile avere una chiarezza espositiva come la tua. Ti ringraziamo molto, è stato veramente proficuo per noi, per tutti noi sentirti. Ma ce l'ha anche. Grazie. Lui sotto pressione, così. Cioè, è calmo, è molto chiaro, cioè è una dote sua, oltre a quella di essere un grande campione. Ma non è naturale, costruita col tempo. Poi si è tenuto calmo con l'armatore nostro del Far 40 lì. Sarà colpa degli anni. Grazie, veramente. Grazie a voi, ragazzi, spero sia stato interessante. Assolutamente. Cesare è il mio numero, per cui se qualcuno vuole approfondire non vi fate scrupoli a chiamare. Va bene? Grazie, veramente. Organizzeremo più avanti magari qualcosa che ci racconta anche delle tue esperienze sul campo, proprio delle che hai avuto modo di mettere in atto, con degli esempi. Se me le ricordo volentieri. Va bene, un abbraccio a tutti e saluti a tutti. Un abbraccio. Grazie. Ciao ragazzi. A presto. Ciao. Buon vento, a presto. Speriamo di navigare presto. Fatti. Bene. Bene. Tommy, sei bravissimo, sei. Sì. Chiarissimo. Ma guarda, questa qui è una, mi ha dato delle dispense ganga, che sono tutte cose che io so, però me le sono rilette, l'ho fatto anche per le classi olimpiche, è piaciuta molto. E quindi, siccome è piaciuta a loro, poi più o meno uso lo stesso blueprint, no? Funziona. È tecnica senza essere troppo tecnica, e poi sapete meglio di me, in regata sono 100.000 casi diversi. Va bene, ragazzi, è stato un grande piacere. Aspettiamo a Venezia, Tommy, anche per la cosa.